Le lettere dell'alfabeto si possono scrivere sia in caratteri maiuscoli sia in caratteri minuscoli. Le lettere maiuscole si usano all'inizio di una parola o con meno frequenza per evidenziare un'intera parola, una frase breve o un titolo di giornale, di articolo, eccetera. Le lettere minuscole, invece, si usano per scrivere abitualmente. Di norma la lettera maiuscola si usa all'inizio di un testo, di una frase, di un periodo, come in questo esempio. Norma è andata dal dottore. Dopo un punto fermo, come in quest'altro esempio, un cane abbaiò nella strada. Il bambino si svegliò e impaurito chiamò la mamma. Dopo un punto interrogativo, come in questo esempio, che cosa ne pensi? Dimmelo al più presto, per favore. Dopo un punto esclamativo, come in questo esempio. Che bel film! Lo riguarderò di nuovo. All'inizio di un discorso diretto, dopo i due punti e le virgolette, come in. Angela disse: partirò domani mattina. Con i nomi propri di persona, i cognomi, i soprannomi, gli appellativi per antonomasia, i nomi propri di animali reali o immaginari, come i seguenti esempi: Matilde, Pablo Picasso, i Brambilla, i Perugino, Ivan il Terribile, la gatta Lilli, Topolino, Paperina. Con i nomi di luoghi geografici, reali o immaginari, o i nomi usati per indicare un certo territorio geografico, come nei seguenti esempi: Roma, Abruzzo, Australia, i Pirenei, il Fiume Giallo, Atlantide, la Terra di Mezzo, il Cilento. Con i nomi di luogo o geografici composti da un nome comune come via, piazza, corso, monte, eccetera, e da un nome proprio. Il primo può essere scritto sia con la maiuscola sia con la minuscola, come succede per via Bolognese o via Bolognese, piazza Signoria o piazza Signoria, Monte Bianco o Monte Bianco. Con i nomi indicanti Oriente, Occidente, Mezzogiorno, Sud, Ovest, eccetera, quando indicano un'area geografica o geopolitica ben precisa e non generica. Come in questi esempi, il Sud Italia è privo di infrastrutture. Alcuni paesi dell'Occidente sono in fermento. Andrò verso Nord. Con i nomi di festività religiose e civili, come Natale, Epifania, Pasqua, Primo Maggio. Con i nomi propri di corpi celesti, pianeti, stelle, costellazioni, eccetera, come Venere, la stella polare, la nebulosa del granchio. Terra, Sole e Luna si scrivono con la maiuscola solo in contesti astronomici. Quando sono nomi comuni si scrivono con la minuscola, come in questi esempi: scoperti i segreti del Sole e della Luna, il centro della Terra incandescente. Stamattina il Sole è coperto da una nuvola e la Terra nei vasi è ancora umida. Stasera non c'è la luna piena. Con la prima parola di titoli di libri, film, giornali, riviste, opere d'arte, opere musicali, canzoni, come in questi esempi: Guerra e pace, Via col vento, Il David di Michelangelo, La Repubblica. Con i numerali indicanti secoli e decenni e con i nomi indicanti periodi e avvenimenti storici, politici e culturali importanti, la maiuscola si usa solo per l'iniziale della prima parola, come in questi casi: il 300, gli anni 80, il Risorgimento,
la Seconda Guerra Mondiale, il Romanticismo. Con i nomi di enti, di società, istituzioni e squadre sportive avremo il Parlamento, la Croce Rossa, la Lazio, l'Università degli Studi di Perugia. Con le lettere che formano una sigla. La sigla però si può scrivere anche con la sola iniziale maiuscola. Quando invece è sciolta, si scrivono in maiuscole le iniziali di ogni parola. Avremo così FAI, ONU, ACI, Fondo Ambiente Italiano, Organizzazione delle Nazioni Unite, Automobile Club Italiano. Con i nomi che indicano popoli, abitanti di uno stato, una città o una regione, l'uso oscilla tra maiuscola e minuscola. Per gli aggettivi corrispondenti si usa invece la minuscola. Come in gli italiani o gli italiani, i francesi o i francesi, i calabresi o i calabresi. Oppure il popolo italiano, le usanze spagnole. Con i nomi che indicano popoli primitivi e antichi. Ad esempio, i Longobardi, i Galli, i Romani, i Maya. Con i nomi comuni personificati, come la patria, la libertà, la giustizia. Con i nomi di divinità, persone, appellativi sacri, oggetti di culto, come Buddha, Giove, la Madonna, il Salvatore, il Profeta, la Croce. Con i nomi ufficiali di palazzi, musei, teatri, locali pubblici, come Palazzo Pitti, Teatro La Fenice, Caffè Giubbe Rosse. Con alcuni nomi particolari che indicano istituzioni e organismi pubblici per differenziarli dagli omografi di significato più ampio. Possiamo avere la Chiesa Cattolica o la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, la Borsa di Milano o la Borsa della Spesa, la Camera del Parlamento o la Camera dell'Albergo. Con i nomi reverenziali, nelle forme di cortesia per gli appellativi, i titoli, le cariche, i pronomi personali e aggettivi possessivi relativi al destinatario di una lettera o email, per esprimere ossequio nell'italiano formale burocratico. L'uso della maiuscola in molti di questi casi dipende però dal contesto in cui si trova la parola. Scriveremo quindi: gentile notaio, la avvisiamo che abbiamo ricevuto la sua email. Nota bene, gli appellativi si scrivono in minuscolo se accompagnati da un nome proprio o quando indicano una carica in sé, maiuscolo quando si indica una persona specifica. Ecco un esempio. Il Papa Paolo VI. A Roma c'è il Papa. Un discorso del Papa. Dopo un punto interrogativo o esclamativo, se le domande o le esclamazioni sono più di una o se sono molto legate fra di loro, si può anche usare la lettera minuscola, come in questi due esempi. L'hai sentito? Cosa ti ha detto? Non parlare, fai silenzio.